Grazie per essere intervenuti. Sono Antonio Marfi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, amico di Cristian Romagnello. Sono stato collaboratore parlamentare. Questa sera presentiamo il libro di Cristian Romagnello. È un libro che ha un percorso che adesso racconto un po'. Io sono molto onorato di essere uno dei moderatori della serata perché, per prima cosa, ritengo Christian un cervello cresciuto nella nostra città. Ha fatto un personale percorso di formazione che oggi lo ha portato, dopo un grande e faticoso lavoro, ad essere potenzialmente un'importante figura politica, culturale e scientifica della nostra città. Ho avuto l'onore di essere collaboratore parlamentare di Cristian Romagnello per 2 anni, anni nei quali è emersa questa sua necessità di lavorare su un tema difficile, un tema che mette al centro la vita delle persone. Ci vuole una grande sensibilità e ci vuole un gran coraggio per affrontare politicamente questo tema. Spesso i politici scelgono temi che portano consenso. Temi che parlano alla pancia delle persone. Invece Christian ha preso il suo mandato da parlamentare e non ha guardato al suo ruolo come una merce da barattare, ma ha portato se stesso, il suo vissuto, i suoi studi scientifici, lì dove si decide della vita delle persone. Ha scelto un tema che spesso si vuole che non, spesso non si vuole affrontare, un tema che riguarda chi soffre. Un tema che riguarda chi ha perso la speranza, un tema che riguarda le famiglie e la comunità. Dovremmo essere orgogliosi di Cristian Romagnello. Dovremmo poter dire che Voghera ha questi figli e ne è fiera, in un momento in cui la nostra città ha bisogno di figure che ci facciano uscire dal guado, che ci facciano guardare alle stelle e all'orizzonte. Una città che ha bisogno di credere nei suoi giovani e nei suoi talenti. In quei 2 anni di collaborazione parlamentare ho conosciuto un uomo da grandi valori e mi vanto che qualche nostro confronto sia stato utile alla stesura di questo libro. È un libro che si colloca tra il saggio scientifico e la narrazione, e pur se con qualche difficoltà legata ad alcuni tecnicismi, la lettura diventa sempre più coinvolgente. Tocca l'anima fino a quando, nell'ultimo capitolo, Stefania Casavecchia e Domenico Diacono, genitori di vittime di suicidio, riportano le parole dei loro figli e soprattutto di Antonella, che a soli 13 anni ha deciso di togliersi la vita. Nonostante la sofferenza che stava vivendo, la ragazza ha scritto alcuni pensieri per arrivare ai suoi compagni, ad altri giovani, e dice: "Per tutte le persone sole, apatiche e tristi, voglio dare un solo messaggio. Non siete i soli a soffrire, non siete soli." Lo sconforto quindi di questa bambina, ragazza, diventa speranza, coraggio, dono, altruismo. Ecco, forse il titolo del libro, che è Ogni vita conta, ed è un titolo bellissimo, sinceramente mi ha colpito tantissimo e riporta, ecco, basta il titolo per capire che questo testo riporta al centro la persona. Però aggiungerei: non siete soli, come diceva questa ragazzina. Ecco, questo non siete soli, secondo me, dovrebbe entrare nella Costituzione italiana, facendo capire quanto una comunità di cittadini deve essere lo spazio dove avere voglia di vivere e non avere voglia di morire. Ora, ci sarà un dibattito, un confronto, una narrazione dei relatori. Io sono il moderatore, presentatore, poi c'è Attilia Vicini, che è consigliera comunale, ex professoressa di lettere. Oggi è responsabile dell'associazione culturale Voghera E, coordinatrice dell'associazione culturale Spino Fiorito e anche scrittrice. È rappresentante del Consiglio Comunale nella Commissione Pari Opportunità del Comune di Voghera ed è componente della Quarta Commissione Servizi Sociali, Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero del Comune.
è un po' una moderatrice che darà un approccio più legato ai giovani e alle istituzioni. Poi abbiamo Chiara Mangiarotti, la dottoressa Chiara Mangiarotti, che ha scritto un capitolo importante del libro, psicologa e psicoterapeuta con specializzazione in psicoterapia cognitiva neuropsicologica. Coordina il consultorio familiare Oltre di Varzi e la comunità per tossicodipendenti San Pietro di Voghera. Esperta in discipline quali la metodologia dell'intervento psicoterapeutico in ambito clinico e nel contesto delle tossicodipendenze. E poi abbiamo l'autore e coordinatore anche del libro, perché sono avendo un po' una base scientifica, ha voluto raccogliere all'interno del libro contenuti di altri professionisti. Cristian Romaniello, autore e coordinatore del libro Ogni vita conta, parlamentare della Repubblica Italiana, psicologo e giornalista. Ha un dottorato di ricerca in psicologia, neuroscienze e statistica medica presso l'Università degli Studi di Pavia. È autore e primo firmatario della proposta di legge Disposizioni per la prevenzione del suicidio e degli atti di autolesionismo, depositata presso la Camera dei Deputati. Oltre a parlare del libro, ci racconterà anche il percorso parlamentare della proposta di legge e di come i suoi colleghi, in maniera trasversale, hanno valutato e supportato questo suo impegno. Lascio la parola alla dottoressa Mangiarotti, che ha scritto il capitolo terzo del libro Oltre l'abisso, il percorso di cura in ambito suicidario secondo l'approccio fenomenologico. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare Cristian per avermi invitato qui questa sera a parlare di una tematica molto delicata, alla quale io sono legata profondamente. Sono felice di essere qui perché il mio lavoro mi porta quotidianamente a contatto con quella che è la sofferenza. E sicuramente il suicidio è la più grave ed impattante manifestazione della sofferenza umana. Quando Cristian mi ha chiesto di scrivere un capitolo per un libro che parlasse di prevenzione del suicidio, inizialmente ho pensato di farlo da un punto di vista più generale, quindi facendo riferimento a quelli che sono i dati che troviamo in letteratura scientifica o parlando di quelle che sono le teorie che cercano di dar conto ad un fenomeno così complesso. Poi ho fatto un'altra scelta e ho pensato di parlare di suicidio provando a raccontare una storia, una di quelle tante storie che ho incontrato nel mio lavoro. Una storia apparentemente normale, una storia come tante, una di quelle tante storie che parlano però di sofferenza. La storia di Anna. La storia di Anna, ad un occhio disattento e svogliato del mondo e della gente, potrebbe addirittura sembrare la storia di una vita appagante e gratificante. Perché la scelta di parlare di suicidio attraverso il racconto di una storia che definiremmo tutti noi normale? Perché spesso pensiamo che il suicidio sia unicamente una manifestazione di quadri psicopatologici molto gravi e che interessi quindi solo un numero esiguo di persone. Perché facciamo questo movimento? Perché, come diceva Cristian, il suicidio è un tema che va a muovere quelle che sono le nostre più paure, le più grandi paure, paure antiche, e quindi è una forma di difesa provare a relegarlo ad una minoranza. Purtroppo la letteratura scientifica e la stessa storia di Anna ci dicono che non è così. Atmosfere depressive possono interessare la vita di tutti noi e sono correlati ad eventi che ad un certo punto possono accadere nella nostra vita. Eventi che hanno a che fare con un tema particolare, che è quello della perdita di speranza per il futuro. Quali sono questi eventi? Questi eventi sono i lutti, le malattie, ma anche situazioni che riguardano la nostra quotidianità, per esempio la perdita del lavoro, la fine di una relazione affettiva importante, la perdita del nostro ruolo sociale, oppure vissuti di isolamento. Ecco, quello che accade ad Anna è proprio questo. Ad un certo punto della sua vita, per tutta una serie di eventi, lei si trova a perdere la speranza per il futuro.
Perché? Perché accadono nella sua vita tutta una serie di situazioni che minano la sua identità, il suo ruolo sociale. Anna perde la sua stabilità e con essa la possibilità anche di immaginarsi in un futuro. Ecco, Anna entra quindi in quello che lei definirà essere il suo abisso. E sarà interessata da quella che è un'atmosfera depressiva che riempirà le sue giornate, che colorerà il suo mondo, che arriverà addirittura a disfare tutte le sue relazioni. Dolore e disperazione saranno i compagni delle giornate di Anna. Anna farà fatica quindi a tornare a vivere, farà fatica ad immaginarsi il suo futuro. Il dolore che descrive Anna è un dolore lacerante, è un dolore che è difficile da sopportare. Che cosa inizia a fare così Anna? Inizia a pensare a come porre fine a questo dolore, che è un dolore appunto insopportabile, è un dolore emotivo, un dolore che lacera dentro. Anna inizierà a pensare a come porre fine a questa sofferenza ed è qui che si insinua per Anna il pensiero della morte. Un dolore appunto che è insopportabile e qui occorre prestare attenzione perché spesso si pensa per stereotipo che le persone che pensano al suicidio, che agiscono un tentato suicidio o che riescono a porre fine alla propria vita hanno sempre come obiettivo la morte. Spesso non è così. Per Anna non è così, per molte persone non è così. L'obiettivo non è porre fine alla propria vita, ma l'obiettivo spesso è porre fine ad un dolore che diventa insopportabile. Ecco, c'è una differenza di significati e proprio in questo intermezzo si possono inserire gli interventi di cura, perché quando noi siamo immersi nella notte più buia, quando all'orizzonte sembrano non esserci più possibilità per noi, è qui che un altro può provare a illuminare quell'ultima possibilità di vita. Ecco, allora io insieme a voi questa sera vorrei provare un po' a riflettere sul perché ad un certo punto in una vita normale come quella di Anna possa insinuarsi il pensiero di divenire autore della propria morte. Per fare questo dobbiamo però condividere un po' la concezione che noi stessi abbiamo di essere umano. L'essere umano non va considerato come una cosa che rimane immutata, stabile, identica a se stessa, nonostante lo scorrere del tempo. L'essere umano va inteso come un chi, va inteso come un'esistenza. Che cosa significa? Che noi non siamo mai solo e unicamente presenza, ma noi siamo sempre oltre noi stessi, in un mondo e nella relazione con gli altri. L'essenza stessa dell'essere umano è essere appunto un'esistenza, cioè essere continuamente orientati verso un futuro per incontrare quelle che sono le nostre possibilità. Ecco, allora, se noi proviamo a pensare come ad un certo punto per Anna e per tutte quelle persone che vivono un dolore così lacerante, il futuro non diventa più una via percorribile, riusciamo a comprendere come un'esistenza privata della sua essenza, cioè questo continuo guardare al domani può diventare un'esistenza priva di significato e un'esistenza priva di significato ad un certo punto può diventare una vita che non merita più di essere vissuta. Ecco, nei racconti di Anna e di tutte quelle persone che hanno vissuto a contatto con un dolore così lacerante ci sono due tematiche che ricorrono. Faccio una piccola premessa, le motivazioni che portano al suicidio sono assolutamente da andare a cercare in quel particolare movimento esistenziale che ad un certo punto si interrompe. Sono motivazioni sempre individuali che hanno a che fare con la persona, con il proprio mondo e con le proprie relazioni. Tuttavia ci sono delle tematiche comuni che possiamo ritrovare nei racconti di sofferenza di queste persone e sono il tempo ed il dolore. Allora, la temporalità per queste persone è alterata. Che cosa significa? Significa che il tempo vissuto in termini di presente, passato e futuro risulta essere totalmente destrutturato. Il passato è un tempo che non è mai passato, è un tempo che vive incessantemente nel presente, lo divora e non permette al futuro di avvenire.
È il tempo in cui le occasioni perdute si presentano in continuazione. Il futuro, come abbiamo visto, è una dimensione non più percorribile. All'orizzonte per Anna non si prospetta più nulla ad un certo punto. Anna diventa un nessuno, non è più una professionista affermata, non è più ad un certo punto una donna amata e perde anche, secondo lei, la possibilità di divenire madre. Il futuro è il tempo quindi delle vuote intenzioni, dove non c'è più nulla di significativo per noi. Il presente è il tempo invece dell'incessante lamento, dove vive un dolore lacerante. E tre moti emotivi che caratterizzano il movimento della vita, come la speranza, il desiderio e l'attesa, non compaiono più. La vita è movimento, la vita è rivolta verso il futuro solo se spera, solo se attende e solo se desidera. Il tempo presente inoltre è il tempo impregnato da questo dolore, un dolore emotivo, un dolore che è assolutamente devastante. Nei racconti di queste persone e nei racconti stessi di Anna, questa esperienza dolorosa è assolutamente devastante. Quindi tutti noi abbiamo vissuto l'esperienza del dolore a vari livelli di intensità, ma pensiamo ad un dolore semplicemente fisico, come può essere un mal di denti, un mal di testa. Che cosa facciamo quando noi abbiamo un dolore? L'unica cosa che riusciamo a fare è pensare a come liberarci da questo dolore. Perché? Perché il vivere costantemente a contatto con il dolore e con la sofferenza blocca la nostra stessa esistenza, rende impossibile svolgere le nostre attività quotidiane. Ecco, allora, se noi riusciamo a stare su questa esperienza e proviamo ad amplificarla in termini di intensità e a prolungarla nel tempo, forse possiamo minimamente avvicinarci a quella che è l'esperienza dolorosa di queste persone che vivono queste atmosfere depressive. E quindi, come ad un certo punto di questa sofferenza, l'unica alternativa possibile sembra la morte, per chiudere, per mettere fine a questo dolore. Il dolore delle persone che pensano al suicidio è un dolore emotivo e ha una caratteristica particolare. È un dolore che non è localizzabile, non sta in nessun luogo, ma è ovunque. Riempie la vita di queste persone, riempie il mondo di queste persone e sporca qualsiasi tipo di relazione. Questo dà alle persone che soffrono la percezione di non poter essere aiutate. È un dolore che spesso rimane nel silenzio del non detto. È un dolore che rimane muto. Le persone hanno la sensazione di non poter essere aiutate. Ecco, io credo che qui ci sia il primo atto terapeutico che tutti noi, che ci troviamo a contatto con persone che possono vivere questo tipo di sofferenza, possiamo mettere in atto. Come? Qual è il primo atto terapeutico? È l'ascolto, è il mettersi in ascolto con questo livello di sofferenza. Perché? Per dare alle persone la possibilità di sperare che questo dolore, che sembra essere indicibile e che spesso rimane coperto dallo stigma di quello che è il disagio psichico, possa essere messo a parola. Un dolore che può essere detto è un dolore che a un certo punto diventa condivisibile. E quindi, se è condivisibile, su questo dolore ci si può lavorare e insieme si può trovare anche un'alternativa alla morte. Allora, io mi sono chiesta, ascoltando le storie di vita e i racconti di questo tipo di sofferenza, se esistesse un antidolorifico per questo tipo di dolore. Quando noi abbiamo un dolore, quello che facciamo è ricorrere ad un antidolorifico, al primo atto, no? Per cercare di sedarlo, di metterlo a tacere. Ecco, io credo che se esista una possibilità per mettere fine a questa sofferenza, per cercare di arginarla e addirittura provare a superarla, questo risieda nel potere della relazione. Perché? Perché è vero che noi siamo esseri unici, però questo non significa che siamo incapsulati nella nostra individualità. Noi siamo sempre e comunque nella relazione con altri. Della nostra identità stessa fa parte l'altro, anche quando è assente l'altro, anche quando per questo altro noi proviamo sentimenti di odio, di rabbia, siamo sempre e comunque in una relazione. Che cosa può fare quindi un altro quando sono io a soffrire in prima persona, quando sento questo dolore mangiarmi dal di dentro la carne? Questo è quello che dirà Anna per descrivere questa sofferenza. L'altro può fare quello che io non riesco più a fare, cioè può aiutarmi ad illuminare
quella possibilità di vita. Può aiutarmi a far emergere ancora quel desiderio di guardare al domani. Un altro che può avere il volto familiare appunto di un amico o, come ben descrive Christian nella sua proposta di legge, può avere lo sguardo attento del personale sanitario formato, l'abbraccio accogliente di un docente o di un educatore da ritrovarsi nel contesto scolastico, la voce invece di un operatore telefonico del numero di emergenza suicidi o semplicemente le parole che curano di un terapeuta. Io credo che occorra impegnarsi per creare luoghi in cui questo incontro sia possibile e occorre dar vita ad una cultura che promuova la sensibilità e l'ascolto all'altro. Come? Attraverso un'educazione all'affettività. Questo è quello che credo possa essere utile trovare in ogni contesto di formazione. Che cosa vuol dire educare all'affettività? Vuol dire riscoprire l'importanza delle relazioni, vuol dire aiutarci a formarci per comprendere quanto sia importante stare in ascolto del nostro mondo emotivo e dare importanza all'emotività dell'altro, per riuscire ad incontrare l'altro pienamente, per riuscire a cogliere quei segnali di sofferenza che spesso rimangono appunto nel silenzio del non detto. E concludo condividendo con voi quelli che sono dei dati proposti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Pochi giorni fa è uscita una ricerca che ci dice questo, ci dice che 8 italiani su 10 considerano necessaria la presenza dello psicologo a scuola e la vorrebbero come obbligatoria. 2 italiani su 3 vorrebbero trovare lo psicologo negli ospedali, nelle carceri e lo vorrebbero come figura da affiancare al medico di medicina generale. 7 lavoratori su 10 invece lo cercano nelle loro aziende. Ecco, che cosa ci dicono questi dati? Ci dicono che la possibilità di ricevere un aiuto da un punto di vista psicologico ad oggi risulta essere un bisogno fondamentale in questo particolare momento storico. Noi non abbiamo dati definitivi in nostro possesso su quelli che sono e saranno gli esiti della pandemia sul nostro benessere psichico. Tuttavia, la letteratura scientifica e la storia ci dicono che alle grandi crisi, alle grandi epidemie, segue sempre un innalzamento di quello che è il disagio psichico e addirittura un incremento di quello che è il tasso di suicidi. Ecco, allora concludo dicendo che io credo che una società degna di questo nome non possa non dare ascolto a questa richiesta d'aiuto e soprattutto non possa trovarsi impreparata a quella che sembra avere tutte le caratteristiche di un'imminente emergenza da un punto di vista psicologico. Grazie. Ringrazio la dottoressa Mangiarotti e adesso cedo la parola ad Attilia Vicini, le porto il microfono. Grazie. Quanto ci siamo persi, mi è venuto da pensare immediatamente leggendo questo libro e soprattutto anche l'ultima parte, proprio quella in cui c'è una proposta di legge molto, molto concreta, molto comprensibile, molto immediata, credo, perché tante cose le avevamo e non le abbiamo più. Una sanità pubblica attenta alla persona, attenta alla salute fisica e psichica integrate. Un tempo il servizio del medico di base, dell'ospedale, della sanità appunto di territorio era molto più appunto integrata e presente nella vita delle persone. Mi viene da dire che da una settimana ho mandato una mail al mio medico parlandone di una terapia molto seria che ho iniziato e non mi ha assolutamente risposto. Non parlo di un incontro, di una telefonata, di una visita, parlo di una mail, neanche quello. Ecco, quindi c'è proprio una dimensione che è diventata così appunto
che dire io, privata, imprenditoriale, non lo so, della sanità, che sta perdendo assolutamente di vista la persona. Quindi ecco, io ricordo da giovane, quindi parlo di ere geologiche fa, però tanti anni fa l'idea proprio del Servizio Sanitario Nazionale, della presenza proprio della medicina pubblica, aveva proprio questo senso di tutela globale della persona, di integrazione della salute fisica e psichica. E lo stesso discorso vale per la scuola, ecco, io poi è di questo che mi sono sempre occupata ed è questo che conosco, no? Però ecco, secondo me è veramente fondamentale tornare a un'idea di scuola come centro propulsore di cultura, ma di formazione, di educazione, di pedagogia, ma di educazione permanente. Cioè a scuola non si dovrebbero formare soltanto i ragazzi, ma anche le famiglie, i genitori. Ecco, se noi pensiamo, c'è tutta una parte del libro molto interessante, almeno per me che ho fatto sempre questo lavoro, che sono appunto madre e insegnante, al grave disagio giovanile, adolescenziale, no? Alla fatica che spesso gli adolescenti fanno a vivere. Ecco, e naturalmente è la famiglia il primo spazio in cui un ragazzo può essere accolto, ascoltato, sostenuto. Si diceva prima, fondamentale, ecco, non perdere di vista il minimo sintomo. Cioè, diciamo che forse c'è una tendenza a rimuovere i problemi. Si pensa sempre che i ragazzi, i bambini, gli adolescenti, i giovani siano in una privilegiata epoca felice della vita. Non è assolutamente così. Forse l'infanzia può esserlo se c'è una famiglia, diciamo, sana, ma l'adolescenza è per tutti comunque un momento travagliato, no? Un momento di trasformazione, di cambiamento che genera insicurezza. Se poi ci sono situazioni difficili in famiglia, nell'ambiente scolastico, eccetera, lo diventa anche maggiormente, no? Quindi essere adolescenti è un lavoro molto difficile e guai a chi perde di vista l'attenzione ai problemi dei ragazzi sottovalutandoli. Ecco, ogni minimo sintomo da parte di un ragazzo, specialmente una ragazza in una fase di transizione come quella delle medie e anche direi del biennio delle superiori, e questo è il momento proprio più delicato, no? In cui i bambini non si è più, non si è ancora grandi, eccetera. Ecco, in questa fase ogni sintomo, che può essere un disturbo alimentare, può essere un atteggiamento chiuso, depressivo, possono essere mille piccole cose, no? Qualche ossessione, non so, ecco, va tenuto nel massimo conto, ecco, assolutamente mai trascurare i sintomi di disagio per quanto possano sembrare piccoli, mai pensare che essere adolescenti sia una cosa facile. Ecco, ed è un tipo di attenzione che è fondamentale da parte dei genitori e da parte della scuola. Ecco, non tutti i ragazzi hanno la fortuna di avere genitori che sanno fare i genitori, dobbiamo dircelo questo, no? Ci sono persone che non sono attente ai loro figli per i più svariati motivi che possiamo immaginare, però non possiamo affidare tutto alla famiglia, perché a volte c'è, a volte non c'è, o c'è nel modo sbagliato. Quindi ecco, la scuola come istituzione dovrebbe assumere un ruolo davvero importante, appunto come educazione permanente. Cioè, prima di tutto sono proprio i genitori a dover essere formati. Cioè, sarebbe estremamente importante che la scuola fosse un luogo aperto il più possibile. Chiaro che questo richiede forti investimenti, vuol dire credere nel futuro di un paese, investire tanto nella scuola. Ecco, sicuramente negli anni 80, anche 90, le scuole avevano un'infinità di possibilità in più. Avevano meno alunni per classe, avevano forti investimenti in attività anche extracurricolari, cioè io ricordo tantissimi anni in cui si faceva teatro, si faceva musica, si facevano un'infinità di attività anche nelle scuole superiori che tenevano i ragazzi a scuola il più possibile. Tenevano i ragazzi a scuola a stare insieme, a fare sport, non che non ci siano più queste cose, ma sono molto molto più ridotte. Ecco, diciamo che da un certo punto in avanti si è passati alla famosa idea della scuola inglese, informatica, impresa, ma questo, cioè, questa è una minima parte, questi sono strumenti, non sono mezzi di formazione della persona. La scuola deve aiutare prima di tutto i ragazzi a crescere, poi una formazione più specifica va benissimo nel triennio delle superiori, quando il momento più difficile è stato magari superato, però per tanti anni, oltre alle basi assolutamente fondamentali, l'italiano, la matematica, la lingua straniera, però ci vuole proprio un'educazione
della persona, un supporto alla formazione del ragazzo. Ecco, quindi ci vuole una formazione molto più attenta e accurata degli insegnanti. Ecco perché in genere questo era, è stato anche in tempi migliori, è stato molto affidato al temperamento, all'interesse che un insegnante aveva per i suoi ragazzi, eccetera. Mentre una formazione pedagogica, proprio educativa e anche psicologica per un insegnante è fondamentale. E non è l'insegnante di lettere o di filosofia solo che deve fare. Se tu sei un insegnante, anche se insegni meccanica agraria, devi essere in grado di comprendere i tuoi ragazzi, di cogliere i segnali, meno. L'insegnante non è uno psicologo, ma può ad esempio capire se un ragazzo ha bisogno dello psicologo. Questo lo dovrebbero saper fare un po' tutti, proprio in quanto insegnanti, non in quanto persone con una formazione umanistica o cose del genere. Lo psicologo a scuola è importantissimo. Ecco, io sento tante, ho sempre visto i miei allievi andarci dallo psicologo di scuola. Tanti mi dicono: ma il ragazzo si vergogna, non ci vuole andare. Io non so che cosa dirvi. La mia esperienza è stata vedere tanti ragazzi comunque fare ricorso allo psicologo, magari senza dire perché ci andavano, magari c'erano problemi a scuola e poi i problemi erano di tutt'altro genere, molto più gravi di quelli scolastici. Però comunque la presenza di una figura, di uno psicologo, di un professionista a scuola, secondo me è molto importante. Però al di là di questo è proprio un discorso di formazione dei genitori e di formazione degli insegnanti, perché ogni minimo sintomo appunto di malessere che un ragazzo può manifestare venga proprio accolto, ascoltato, ritenuto importante. Ecco, ripeto, sono cose che erano molto più presenti nella scuola e nella sanità pubblica tanti anni fa, che si sono persi in un'idea così sempre più efficientista e un po', come dire, imprenditoriale, che non ha niente a che vedere né con l'educazione né con la salute, insomma. Quindi in questo senso davvero io credo che si tratti di recuperare, rinnovando, un patrimonio che avevamo e che abbiamo disperso. Ecco, credo davvero la scuola come un centro, diciamo, proprio di cultura del sociale, di cultura delle relazioni umane. Ecco, cioè una scuola dove i ragazzi stanno sì, certo, sul computer per imparare tecnicamente ad usare le cose, ma poi fanno esperienze reali, appunto esperienze di vita relazionale, ma anche di gruppo, anche di confronto. Io penso anche a livello sociale, vabbè, io vengo anche dall'esperienza degli anni 70, del femminismo, si è persa ad esempio la tradizione, secondo me per moltissime noi donne di quegli anni è stata importantissima, dei gruppi di autocoscienza, no? Di gruppi di persone comunque che affrontano problemi simili, problemi analoghi, dialogando semplicemente, no? E anche in questo libro si parla spesso proprio di gruppi di autoaiuto, no? Di gruppi di persone che stanno affrontando lo stesso problema, ad esempio in questo caso quello del suicidio, del tentativo di suicidio, della perdita di una persona per suicidio, e si aiutano reciprocamente. Ecco, perché poi è proprio questa, no? La dimensione, come diceva la dottoressa prima, la dimensione del dialogo, dell'ascolto, del confronto di esperienze e dello scoprire insieme che al di là del dolore, senza dimenticare il dolore, possono emergere comunque delle forze positive dentro le nostre vite, ed una di queste forze è proprio la solidarietà, no? È proprio il sostegno reciproco. Ecco, credo che tutta questa dimensione sia fondamentale da recuperare, sicuramente in ogni fascia d'età, per ogni fascia di persone che possono essere per i più svariati motivi in grave difficoltà, ma in particolare proprio per i giovani, proprio per il nostro futuro. Grazie a Tilia. Io mi sono segnato un po' di domande, ma le farei alla fine, così completiamo poi l'incontro con un confronto e un dibattito, se c'è, o una riflessione. Adesso passo la parola a Christian e ascoltiamolo. Allora, grazie per i vostri interventi. Io, scusate se mi alzo, però non sono tanto abituato a parlare da seduto, quindi mi capirete, ecco, però ogni tanto ciondolerò da una parte all'altra, scusatemi se vi coprirò qualche volta. Una cosa importante che ho cercato di fare è proprio quello di sviluppare il tema da prospettive diverse, e l'ho fatto senza avere l'ambizione di determinare un'identità diversa dell'essere umano rispetto a quella che è la nostra idea da sempre. Non avevo l'ambizione di determinare una nuova identità dell'essere umano,
c'è dibattito negli ambienti scientifici, filosofici, umanistici, su che cos'è l'essere umano, su chi è l'essere umano. Però la tendenza che abbiamo, ve lo chiedo, vi guardo insomma negli occhi per capirlo, anche per espressioni, insomma altre espressioni non riusciamo a vederle in questo periodo con le mascherine. Però voi avete l'impressione che l'essere umano sia qualcosa fuori da sé? O lo vedete come la sua mente, il suo comportamento, le sue caratteristiche? Non so, così, fatemi un cenno. È più dentro di sé? Come lo vedete? Più dentro di sé o più fuori? Più dentro. Allora, in realtà, quello che emerge da questo libro è che l'essere umano è tutt'altro che qualcosa di incardinato dentro di sé. Ha una dimensione molto più collettiva. E questo lo vediamo negli studi dei professionisti, nelle espressioni dei professionisti. Qui abbiamo Chiara Mangiarotti, lei da psicologa di orientamento fenomenologico effettivamente parla di un uomo, di un essere umano, ecco, uomo e donna, la persona, come di qualcosa in continua reciprocità con l'alterità, no? Con l'altra persona o col mondo circostante, con quello che fa parte del mondo circostante. Andando nel primo capitolo del libro, scritto da una bravissima docente, Fulvia Castelli, è stata mia docente, ho lavorato tanto negli Stati Uniti e in Inghilterra, adesso all'Università degli Studi di Parigi, quindi insomma mi onoro anche di averla avuta come professoressa e correlatrice. Ecco, lei parlando in termini legati alla psicologia sociale, lei utilizza dei termini utilizzati da altri psicologi, per esempio l'americano Cozzolino, ovviamente italo-americano Cozzolino, che dice l'uomo è una sinapsi sociale, quindi la natura in qualche modo ha creato un organismo biologico che non sussiste in un'unica entità, cioè in uno spazio. Voi avete presente come è fatto il sistema nervoso? Noi abbiamo i neuroni. Ecco, i neuroni sembrano la parte più importante del nostro cervello, del nostro sistema nervoso. In realtà non è l'unica cosa centrale nel nostro sistema nervoso. C'è la sinapsi. La sinapsi è uno spazio, quindi qualcosa che non è tangibile, non è fisico, non lo possiamo toccare, ma è uno spazio che sta tra due neuroni. Ed è nel contatto tra questi due neuroni che emerge poi un comportamento, ovviamente poi tra tanti, una cascata di neuroni, per semplificare, che poi emerge un comportamento. Ed è lo spazio, adesso mi viene da fare questo esempio, dove ci sono alcuni farmaci che ricaptano la serotonina, cioè la lasciano nello spazio tra i neuroni, e in questo modo stiamo meglio, ecco, questo è un funzionamento di un antidepressivo. Ecco, uno spazio, noi siamo uno spazio mentale tra di noi, uno spazio mentale tra noi e quello che facciamo, è il mondo che interpretiamo intorno a noi, il mondo che abbiamo a disposizione, cioè non siamo chiusi in noi stessi. Io vorrei tra l'altro iniziare facendovi vedere una cosa, poi sicuramente non la vedete ma ve la racconto. Questo è un titolo, c'è una parte dell'articolo, del Sole 24 Ore. Cristina Darold è la firmataria di questo articolo. C'è scritto: vogliamo misurare la salute mentale? Mancano i dati dei suicidi dal 2017. E voi direte, vabbè, sarà del 2018. No, è di due mesi fa, è settembre 2021. Quindi vi invito anche a pensare alla difficoltà del lavoro che faccio io, ma che in generale fanno tutte le persone che si occupano del tema. Come facciamo a sapere come dobbiamo intervenire, dove dobbiamo intervenire se non abbiamo i dati? Salvo che le leggi scritte sono bellissime, i progetti non sono a terra. Due settimane fa ho fatto un intervento in aula, c'erano delle bellissime mozioni di tutte le forze politiche, bellissime mozioni sulla depressione, cura della depressione, riconoscimento della depressione, belle, vaghe, ma belle. Il problema è un altro, è che non ci sono soldi. E questa è una cosa su cui invito tutti noi a riflettere. Su carta possiamo mettere i provvedimenti più belli che vogliamo, se non mettiamo i soldi per mettere a terra progetti efficaci e strategie efficaci, non incidiamo sulla vita delle persone. Sono stati un paio di emendamenti nel decreto sostegni bis, poi smetto con la polemica, ve lo giuro, però un pochino bisogna farlo. Due emendamenti molto belli per stanziare dei soldi per il supporto psicologico delle persone, perché fuori dalla pandemia avevamo dei dati disastrosi, fuori dalla parte acuta della pandemia, dai lockdown, dal tutto chiuso, avevamo dati disastrosi. Sono stati messi soldi, stanziati, attenzione, stanziati, e poi si è scritto su questi provvedimenti di legge che ci volevano due decreti attuativi, o meglio un decreto attuativo che doveva transitare in due ministeri. E questo doveva essere fatto entro 30 giorni.
ho fatto un'interrogazione a settembre, quindi pensiamo che il sostegno è di maggio, ho fatto un'interrogazione a settembre chiedendo a che punto fossero. Non mi hanno risposto, vi posso solo dire che a novembre è troppo tardi, non è tempo di fare il bando, non è tempo di chiamare le persone, non è tempo di iniziare nulla. Quindi questi soldi verranno riassorbiti a bilancio, quindi sulla carta i provvedimenti sono molto belli, il problema è che non verranno messi a terra dei progetti. Torniamo però ad alcuni dati centrali del suicidio. Quante persone si suicidano in Italia? Diciamo ancora, mancano i dati, dal 2017 non abbiamo più dati, però sappiamo tendenzialmente che ogni anno in Italia si suicidano 4.000 persone. Questo è un dato conclamato. Manca il dato sommerso. Quant'è il dato sommerso? Si stima la stessa cifra. Quindi diciamo che siamo tra i 4.000 e gli 8.000 suicidi ogni anno. Questo vuol dire, diamo un dato freddo, ma che può essere importante per capire l'entità del fenomeno, che è una bomba atomica dilazionata in 10 anni. Quindi in 10 anni muoiono tra le 40.000 e le 80.000 persone. E quanto sono vicine a noi queste persone? Perché il dato è freddo effettivamente, no? Anche il dato di 70.000 morti a Hiroshima è un dato freddo, ecco, ma quanto c'erano vicine quelle persone? Non è, nessuna di queste è vicina, neanche a un anello di congiunzione da noi. E invece le persone che si suicidano nel nostro paese, facciamo un ragionamento. Allora, nel 1929 uno scrittore ungherese, Karinthy, scrive un romanzo, Catene. Ne avevo già parlato alla presentazione del libro, quindi della proposta di legge, quindi la farò molto breve. Allora, in sostanza lui ipotizza che una qualsiasi persona potesse arrivare entro un numero finito, abbastanza piccolo, di intermediari relazionali, sia al più grande magnate del mondo che all'ultimo operaio metalmeccanico assunto in una fabbrica. Lui ipotizza che ci fossero circa 6-7 gradi di separazione, cioè quindi la catena era molto corta. Andando avanti, nel secolo scorso abbiamo Milgram, un grande psicologo sociale, uno dei miei preferiti tra l'altro, che ha fatto esperimenti di una bellezza incredibile su temi molto importanti a livello sociale, e in questo caso dice, benissimo, proviamo a testare l'ipotesi. Allora lui prende un gruppo di volontari del Midwest, dà loro un pacco e dice, adesso voi consegnatelo alla persona che ritenete possa conoscere una persona in Massachusetts, di cui vi do il nome ma non vi do l'indirizzo. Questi ovviamente mandano il pacco a una persona in Massachusetts. Questa persona ha lo stesso compito, quindi conosce nome e cognome, non conosce l'indirizzo, lo recapita ancora a sua volta a persone che potrebbero essere vicine, e così via. Milgram scopre che il passaggio per arrivare al destinatario finale è di 5,2 gradi, quindi sono 6, diciamo, per, ovviamente per approssimare, 6 gradi di separazione. Cioè tra noi e qualsiasi persona nel mondo abbiamo 6 intermediari relazionali. Ora, molti di noi probabilmente penseranno, sì, beh, ma io in realtà non ho mai conosciuto fisicamente una persona che si è tolta la vita davvero, che con intenzione si è tolta la vita. Eppure non è più lontano di 6 gradi di separazione. E 4.000 suicidi l'anno vuol dire che mediamente per ogni provincia abbiamo 50 suicidi l'anno. Quindi prima o poi conosceremo probabilmente qualcuno che si toglie la vita. Speriamo di no, però può succedere. Detto questo, il suicidio in generale, che avvenga nella nostra cerchia ristretta di conoscenze o che avvenga in cerchi concentrici più alti, è un fenomeno comunque molto pericoloso. Perché? Adesso noi parliamo di contagio per il Covid. Io ne ho parlato qui 2 settimane prima che diciamo in Italia ci fosse emergenza. Avevo fatto la presentazione del libro proprio qui, della proposta di legge. E parlavamo di contagio. Perché? Perché sapere che una persona si è tolta la vita apre una possibilità d'azione a chi sta male da morire e non ci ha pensato. Allora leggere la storia di una persona che è un po' come me, più o meno la mia età, più o meno gli stessi problemi, può portare a pensare, poi per fortuna non tutti lo fanno, che quella sia però la chiave di lettura giusta per quella vita. Una vita senza prospettive, lo vedremo, la vita senza prospettive è il peggior nemico di chi vuole togliersi la vita. Quindi in qualche modo mettiamo anche questo tema in una dimensione societaria, poi vedremo come, collettiva, cioè perché ci siamo tutti dentro. Ad ogni modo, ecco, il contagio è un fortissimo fattore di rischio, quindi chiaramente bisogna intervenire su questo in qualche modo, dopo vedremo come. Parlavamo dell'identità dell'essere umano e abbiamo visto che l'essere umano non è nella propria testa, cioè nell'incontro con l'altro, è una sinapsi sociale.
io sono Cristian Romaniello e sono un parlamentare. Sono parlamentare perché qualcuno ha messo una croce su un simbolo, altrimenti non lo sarei. E in quel momento assumo un ruolo che mi porta ad essere costantemente in relazione con le persone. In qualche modo le mie azioni sono determinate dalla relazione che io ho con i miei colleghi parlamentari, con le persone che stanno fuori. E io sono un bravo cattivo parlamentare per quanto riesco ad essere efficace, per quanto riesco ad essere percepito efficace per quello che faccio. Non è una cosa statica, dipende da chi mi guarda, dipende da chi mi sente, da chi mi segue, da chi sta vicino a me. Tutte queste persone mi determinano, quindi io non sono le mie capacità, sono come vengo, come sono determinato in qualche modo. È uno spazio collettivo. C'è una frase molto bella che leggo nel capitolo della Castelli che dice questo: siamo in grado di immaginare il dolore di chiunque si sia suicidato? Conoscendo estraneo, senza renderci conto, il solo pensiero ci crea un certo disagio. Lo sentite il disagio di sapere che qualcuno si è tolta la vita? La vita è quella, la cosa di cui dobbiamo prenderci più cura, la cosa più cara a noi, la nostra stessa vita. Sapere che qualcuno se l'è tolta e che quindi ha rimosso quello che per noi è la cosa più cara, ci fa star male in qualche modo. In quell'attimo, quando abbiamo pensato all'atto di toglierci la vita, abbiamo vissuto l'esperienza che il nostro cervello non si è isolato, ma che sia connesso con altri cervelli. A questo punto c'è da chiedersi una cosa: allora perché non ce ne occupiamo? Cioè, perché lasciamo che i dati sul suicidio arrivino con 4, 5, 6 anni di ritardo? Vuol dire che non ce ne stiamo occupando, vuol dire che non sono abbastanza importanti. Questa è la cosa che deve scandalizzarci. E uno dei motivi per cui anche in questo caso i dati sembrano a volte non avere grande importanza è che continuiamo a relegare il suicidio in una dimensione individuale e non collettiva. È lui che l'ha fatto, è lei che l'ha fatto, è qualcosa di incardinato in quella persona. In realtà non è così, è una cosa che è successa a noi. Sottovalutiamo gli aspetti collettivi. Adesso poi parliamoci chiaro, ecco, nessuno è colpevole, è molto difficile intercettare una persona che vuole suicidarsi. Però anche su questo Durkheim nel 1895, quindi parliamo di molto tempo fa, un suicidologo molto importante, scriveva che ogni società è predisposta ad offrire un contingente determinato di morti volontarie. Anche in quel caso Durkheim non l'ha centrato sulla persona, ma lui si era già accorto che i cambiamenti nelle statistiche dei suicidi avveniva all'interno della società, era una questione che aveva a che fare con dati della società, non dati individuali. Ed è una cosa che noi riscontriamo in tutte le crisi. Abbiamo lo stato di deflazione, a un certo punto le aziende non riescono più a mantenere i livelli salariali, cominciano ad abbassare gli stipendi, quando non riescono più a mantenere neanche quelli devono lasciare a casa delle persone, e lì abbiamo il fenomeno dell'aumento chiaramente dello stato di equilibrio mentale delle persone, ma anche dell'aumento dei suicidi. Quindi anche questa è una cosa che ci deve interrogare. E questo succedeva nella lunga depressione, poi è successo nella grande recessione. Ma se pensiamo a quanto erano così centrati sui bisogni primari le crisi di cui abbiamo potuto studiare gli effetti, noi pensiamo proprio alla lunga depressione, vediamo che la crisi era agricola, poi industriale, aumentavano i prezzi dei cereali, della farina. E quando non riuscivi a sfamarti e a sfamare la tua famiglia potevi fare di tutto. Potevi arrivare al suicidio, i suicidi aumentavano. Adesso è molto diverso, nel senso che i generi di prima necessità noi riusciamo in qualche modo ad ottenerli. Quindi cos'è cambiato? Anche in questo caso Lancini, Chilevicini ha parlato della fase adolescenziale, Lancini nel suo capitolo dice un'altra cosa molto interessante, che c'è un cambiamento epocale tra i giovani, gli adolescenti di una volta e gli adolescenti di oggi. Una volta c'era la fase edipica, no? Non vi sto a raccontare la storia di Edipo per non togliere troppo tempo, ma meno male la conosciamo tutti. La fase edipica del ragazzino, dell'adolescente, era vedere in qualche modo il contrasto con il genitore, con la figura di riferimento, con l'autorità, scagliarsi contro, trasgredire, quindi in qualche modo mettersi contro l'autorità, calare la rabbia nella relazione con l'adulto, cercare di destituirlo dalle proprie mansioni educative. Oggi non succede questo.
Non è la trasgressione, quindi poi la colpa, il sentimento che investe i ragazzi, è la vergogna. E la vergogna a cosa è dovuto? Se andiamo a vedere quanto sono cambiati gli adolescenti, dobbiamo anche qui in questo caso guardare quanto è cambiato il contesto. Cioè oggi il contesto educativo scolastico, Attilia, è più o meno frequentato di quello social, dei social media. I social media sono molto più frequentati e sono molto più frequentati dando una dimensione più narcisista, meno edipica ai ragazzi. È questo che dice Lancini. Cioè adesso c'è questa dimensione narcisistica per cui dobbiamo essere più belli, più bravi, più simpatici, occupare la posizione più alta, la carica più importante. E se non ce la faccio, il fallimento e la mia rabbia non la posso più veicolare verso l'adulto, la devo veicolare verso me stesso. E il capitolo del libro si chiama Sparire in adolescenza. Quindi nella denigrazione, nella discriminazione, nella forzata rinuncia al proprio successo personale, alla fine posso arrivare a pensare di fare un gesto come quello di togliermi la vita. Cerco di andare verso la conclusione di questa parte dicendovi due parole rispetto a quella che io ho identificato come l'identità dell'essere umano nel mio capitolo, e anch'io sono arrivato alle stesse conclusioni, cioè che siamo qualcosa di completamente fuori dal corpo, e questo lo vediamo anche nelle neuroscienze. Nelle neuroscienze nel 1996 tre ricercatori giapponesi, Hiroki Tanaka e Iwamura, studiano i neuroni bimodali della corteccia parietale posteriore, visuotattili, cioè sono dei neuroni che rispondono se veniamo toccati o se qualcosa sta molto vicino a quella stessa zona di pelle, quindi i recettori sono accoppiati, quindi rispondono sulla stessa sezione di pelle. Allora loro studiano questi con la registrazione del neurone singolo, studiano i macachi. Li prendono, li mettono su un tavolo, quindi al centro di questo tavolo grande, e vengono addestrati a prendere del cibo. Se possono con le mani, altrimenti con un rastrello. Allora loro ovviamente vedono che questi neuroni rispondono quando il cibo va molto vicino alla mano e quando i macachi prendono il cibo con le mani. Quando il cibo viene messo a una distanza troppo lontana, dopo un po' di pratica con il rastrello per cercare di convogliare a sé il cibo, ai macachi scaricano gli stessi neuroni che prima scaricavano per le mani, quindi il macaco è in grado di uscire fuori dal corpo. E la stessa cosa viene vista anche negli esseri umani su alcune patologie che scrivo nel libro, per esempio negligenza spaziale unilaterale, che addirittura i deficit vengono portati fuori dal corpo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo in qualche modo progettati per uscire fuori da noi e per uscire fuori da noi in reciprocità con l'altro, con il mondo e con le persone che fanno parte del mio mondo. Se ci sono altre tre cose che identificano l'essere umano, sono le capacità che gli altri appartenenti al mondo animale non possiedono. Altre caratteristiche, il pensiero simbolico, che ci consente di conoscere il tempo. Per Sant'Agostino, è stato uno dei primi filosofi che ha centrato la sua speculazione filosofica sul tempo. Ecco, conoscere il tempo ci consente di essere completamente diversi dagli animali, di avere una nostra progettualità. Quando la nostra progettualità ci aiuta a creare la nostra identità, la frattura che ci può essere dalla distruzione del sogno che abbiamo per il nostro futuro ci può condurre all'abisso, mi diceva Chiara, che ha chiamato il suo capitolo Oltre l'abisso, ci può condurre lì e in qualche modo poi dobbiamo uscirne. L'altro elemento è il linguaggio. Il linguaggio ci consente di parlare, ci consente di dire cosa non sta andando bene, quanto stiamo male. E se c'è un'altra cosa che emerge in modo molto chiaro dal libro è che non ne parliamo. Il tema della morte è così respingente, e del pensiero della morte che le persone possono fare su se stesse è così respingente che non lo dico, e tanti non lo vorrebbero nemmeno sentire. C'è una frase che dice Domenico Diacono nel decimo capitolo, quello che sono riuscito a far scrivere a due sopravvissuti, survivor, persone a cui sono morti i figli per suicidio. E lui dice, ma è possibile che la morte era una sofferenza minore che non parlarne a me che avevo un bel rapporto con lei? E ho visto qualche faccia, ho visto qualcuno ritrarsi indietro con questa frase. È quello che sentono le persone che perdono i figli, essendo stati molto vicini. E su questo danno dei suggerimenti. I suggerimenti sono quelli
di stare il più possibile vicino alle persone che stanno male, in qualche modo, per ascoltare. Noi non siamo la soluzione, però noi siamo gli elementi che possono ascoltare, che possono stare in reciprocità con le persone che stanno male. Esserci, essere insieme alle persone che stanno male, consente in qualche modo di riempire quello spazio, quella sinapsi sociale. Consente a queste persone di sentire che c'è qualcosa che può essere trasmesso da un neurone all'altro. Consente di pensare che in quello spazio ci sono anche loro. Ecco quanto ognuno di noi può essere importante per una persona che non ce la fa. Veniamo brevemente allora a quali sono le soluzioni che io propongo, che spero di poter proporre e che spero di poter discutere in aula il prima possibile. Il numero verde. Noi sappiamo benissimo, come abbiamo detto, parlare è la cosa che serve di più alle persone che stanno così male. Tante volte non ce la fanno, non riescono a parlare, l'interlocutore più vicino non va bene. Non va bene, addirittura forse è meglio fare un gesto estremo. Però forse il professionista che è chiamato a fare questo, forse è la persona giusta. Posso parlarne con una persona che comprende lo stato d'animo che sto vivendo in questo momento, che capisce la mia intenzione. Questo accade perché le persone che tentano il suicidio, che si suicidano, prima di arrivare al gesto estremo le tentano un po' tutte, cercano di parlare, ci provano, a volte poi non ce la fanno, o rinunciano, o si pentono. Ecco, un numero verde è già una buona soluzione. Con persone formate, e anche per questo ci vogliono assunzioni. Assunzioni vuol dire che quando nei provvedimenti si scrivono tante belle cose poi bisogna metterci soldi, perché sennò altrimenti... Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi dice... Basta con i bla bla bla, cioè abbiamo le leggi belle, però andate in ospedale a cercare uno psicologo, non lo trovate. Ha ragione. Un codice identificativo nel sistema sanitario digitale. Per pensare a quanto è stigmatizzato il suicidio nella nostra società, pensate che quel dato sommerso di cui vi ho parlato prima, quindi gli altri 4.000 morti l'anno in Italia, ma ovviamente un'infinità in più nel mondo, non vengono catalogati, sono morti indeterminate. E non si fa l'indagine... Perché il suicidio è molto stigmatizzato, quindi a volte è meglio, se non è proprio conclamato, è meglio non metterlo, mettere un'altra motivazione, non siamo sicuri al 100%, lasciamo perdere. Anche questo è un danno, è un danno ai dati. Allora cosa possiamo fare? Possiamo fare in modo che il sistema sanitario digitale obblighi il personale sanitario a escludere il suicidio. Deve esserci questa possibilità. Interventi di postvention. Abbiamo parlato del contagio prima, di un altro fattore di rischio altissimo che predice suicidi successivi. Sono i precedenti tentativi di suicidio personale, questo è il fattore peggiore, quello che predice di più suicidi riusciti, ma gli altri sono suicidi in famiglia, nella cerchia di amici. Allora cosa possiamo fare? Che negli stessi sistemi di supporto non sia consentito l'accesso solo a chi ha tentato il suicidio, ma anche a chiunque sia nella cerchia stretta di questa persona, perché il pericolo contagio è veramente molto alto. Poi abbiamo formazione e informazione. Se siamo sinapsi, come dicevamo, se siamo incontro, tutti gli elementi dell'incontro devono poter essere parte della soluzione. A volte sappiamo che sono parte del problema, ma noi pensiamo alle discriminazioni. Le discriminazioni a volte sono centrali anche per arrivare a gesti estremi, ce lo dobbiamo dire. Dall'altra parte però possiamo in qualche modo trasmettere il messaggio che siamo una società, non solo singoli individui, e che possiamo essere parte della soluzione del problema di una persona che sta male. Anche quando ci sembra che le cose che facciamo non sono poi così gravi, no? Ricerca scientifica, ovviamente, quindi l'analisi dei dati e l'osservatorio ci serve per sapere cosa succede nel paese e per evitare che si parli di suicidio con un titolo di giornale che ci dice che da 4 anni non sappiamo più niente, non abbiamo più dati aggiornati. Andiamo verso la fine, ovviamente abbiamo interventi sull'istigazione al suicidio, molto importanti specialmente per i nuovi media che possono veicolare dei messaggi sbagliati, e a volte la fragilità può portare delle persone a cadere in situazioni tragiche. Abbiamo la prevenzione, quindi abbiamo dei professionisti, Chiara è un esempio, di persone che sono perfettamente in grado di intercettare i sintomi e i segni che portano una persona a potersi suicidare. Il follow up, quindi la possibilità di
monitorare lo stato di benessere mentale di una persona nel tempo, quindi non si cura a spot, a un certo punto mi sembra che sta meglio, benissimo, via, ha funzionato la terapia, ha la possibilità di controllarlo nel tempo, a volte ci sono le ricadute, sono pericolose. Limitare il possesso di armi in ambiente domestico, questa è una cosa che potrebbe alzare il dibattito politico, ma il mio ruolo è quello di sollevare il dibattito politico su queste cose. Perché? Perché tanti suicidi avvengono con le armi dei genitori, anche debitamente detenute in casa. Allora, anche informare le persone, penso alle sigarette, sulle sigarette non c'è scritto che il fumo uccide, non può esserci scritto anche su una pistola che quella pistola può uccidere, che un tuo caro può usare la pistola per uccidersi. Posto che, e qui assumo la responsabilità ovviamente anche di prendere delle critiche, che per me deve essere ridotto il numero di armi in circolazione. E nella strategia nazionale di prevenzione del suicidio americana si stima che nei prossimi 20 anni debbano calare di molto le armi, perché dove calano le armi calano i suicidi. E vi do una bella informazione, non solo quelle portate avanti con la pistola, anche altre. Questa è una cosa che deve essere ancora scientificamente spiegata, ma anche suicidi, diminuiscono anche i suicidi perpetrati con altre armi, quindi il significato dell'arma che circola nella sinapsi sociale, il significato stesso dell'arma è pericoloso, ovviamente non dell'arma dei carabinieri, abbiamo personale che ci protegge, quindi qui, ovviamente le forze dell'ordine sono qui per proteggere, quindi chiaramente devono avere gli strumenti necessari per l'autoprotezione e per la protezione cittadina. E poi un'altra cosa che vi dico prima di ripassare la parola ad Antonio, riguarda anche l'accesso dei minori nei servizi di supporto. Perché vi dico questo? Perché i minori, per accedere a un servizio di supporto, devono avere un consenso informato dei genitori. Anche questa non è semplicissima da raccontare, il genitore vuole sapere ed è giusto che sappia in qualche modo, ma non è giusto che si disincentivi, e questo è un effetto, quindi qua parliamo di un dato, non sto parlando di un'idea mia. Ecco, non è giusto che si disincentivi il giovane ad accedere ad un servizio di prevenzione di salute mentale, perché deve saperlo il genitore. Quindi quantomeno una prima accoglienza va fatta, deve essere consentita anche senza il consenso informato. Queste sono, diciamo, la maggior parte delle misure che ho cercato di inserire nella proposta di legge, anche in una mozione che ho recentemente depositato. Tra l'altro approfitto per salutare anche la collega Elena Lucchini che si è posizionata in fondo alla sala. Volevo chiederti ufficialmente se hai voglia di analizzare la mia mozione per porre la firma, ecco, l'ho proposto a tutte le forze politiche, quindi se vuoi dopo vieni su e ci dici se ti va di firmarla o quantomeno di valutarla. Quindi ecco, questa finiamo in modo anche un po' ecumenico il mio intervento, nel frattempo ripasso la parola ad Antonio e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Christian. Chiaro, il tema è un tema forte, importante. Non è facile fare delle domande sensate con un obiettivo chiaro. È chiaro, la prima domanda è che io sono un consigliere comunale e la prima domanda che porrei sia a Chiara e anche a te Christian è: che cosa può fare un'istituzione locale? Cioè, parliamo sempre di fondi, quindi di soldi, mettiamo il caso che ci siano questi soldi, che cosa fare, come strutturare sia un'istituzione come l'ente pubblico, quindi il comune, e cosa possono fare in questo caso invece, è la domanda rivolta a te, i professori e i docenti, e se pensi che i docenti oggi siano preparati ad affrontare questa situazione. È chiaro, quando eravamo giovani noi c'erano anche i centri di aggregazione, giovani, già lo sono ancora, però quando eravamo adolescenti c'erano centri di aggregazione strutturati, in parte ci sono ancora, è vero, però io vengo dal mondo oratoriale e lì avevamo comunque delle figure che strutturavano dei momenti di incontro per parlare sui macro temi, sulle problematiche, avevamo delle figure di riferimento che non erano per forza dei professionisti, ma erano, chiamiamoli così, degli educatori, ma senza una formazione poi vera, però...
esatto, che però comunque diventavano delle figure che potevano servire al dialogo, no? Il senso della parola che diceva prima Chiara era importante. È chiaro che se io mi confronto con un pari ho una risposta, con un amico ho una risposta, ma è chiaro che forse per chi sta più male questa risposta, questa interfaccia con l'amico diventa un po' più riduttivo, e avere quel coraggio di uscire, no? Dalla vergogna, dalla paura che costi tanto, che alla famiglia costi curare proprio figlio. Cioè se un bambino gioca a calcio, un ragazzo gioca a calcio e si fa male la caviglia, andiamo dal più grande specialista a Pavia, San Matteo, in traumatologia. Se un bambino sta male e magari non abbiamo neanche gli strumenti, un ragazzo sta male e non abbiamo gli strumenti, dico, come genitori, non ci andiamo. Avremo bisogno di un supporto maggiore come genitori. Io parlo da genitore, sono genitore da 3 anni e mi trovo con tanti timori. Forse perché ci sono passato anch'io in quella fase adolescenziale in cui quella vita era così un po' buia, che non sapevi qual era il tuo obiettivo, che magari i tuoi genitori non erano in grado di darti una mano per uscire da quel buio che non era per forza così profondo, ma comunque era così un buio che mi chiedeva chi fossi. Già partire dal chi sono in fase adolescenziale può essere avere il coraggio che i figli facciano questa domanda: ma chi sono? E iniziare da lì. No, nel Talmud, che mi piaceva leggere, cioè la prima domanda è: chi sei? Tu chi sei? No? E lì è un passaggio fondamentale. È chiaro che un adolescente non lo sa ancora, ma è importantissimo questo. Ecco, quindi ad Attilia la domanda è chiara, è il rapporto genitori e professori, la formazione dei professori, e è questo il punto della scuola. A Chiara e a Christian chiedo invece: cosa può fare un'istituzione locale, sia come ente pubblico che come ASL? E a Christian chiedo anche che cosa si aspetta dalla sua proposta di legge. Come vede la risposta dei suoi colleghi all'interno del Parlamento? Se questa cosa è sentita? Perché comunque il risvolto che può avere, come diceva Chiara, la pandemia, oggi non lo sappiamo ancora. Mi domando, adesso mi sono scritto un appunto. C'erano tantissimi volontari, quindi io mi domando anche, tu come volontaria di tante associazioni, no? Anche volontari al centro diurno, al centro di Piazza San Bovo, l'abbiamo fatto non nello stesso periodo ma l'ho fatto anch'io, mi domando se anche le associazioni di volontariato sono pronte ad essere un primo filtro a questi stati d'animo, alla depressione, alla paura, al fallimento, no? Mi domando come mai al centro vaccinale magari non c'è una figura o uno sportello psicologico. Quanto sarebbe stato utile, no, a quelle persone che hanno paura di vaccinarsi, hanno paura delle conseguenze, hanno paura, sono soli e non sanno a chi rivolgersi. Cioè, è importante. Io mi ricordo, comunque è stato difficile per l'istituzione l'anno scorso affrontare la pandemia. Mi ricordo che c'erano tutti i consiglieri comunali, gli assessori, si chiamavano a vicenda per darsi una mano, perché non eravamo pronti ad affrontare questa cosa qui. Ma anche da un punto di vista psicologico, come essere vicini a quelli che stavano soli. Però c'è stata una risposta da parte di Croce Rossa, associazioni di volontariato. Questa è stata una grande risposta della città di Voghera. Sottolineiamolo, invece, da consigliere comunale voglio sottolineare, perché c'è un potenziale che può essere utilizzato, e quindi anche qui le commissioni, il lavoro del consiglio comunale, sono delle associazioni che possono essere uno strumento, un mezzo per arrivare a chi è solo e a chi sta soffrendo. Ecco, iniziamo da Chiara. Ma allora, io credo che il punto sia proprio un po' la formazione. È vero, hai ragione Antonio, nel senso, nel periodo della pandemia spesso ci siamo affidati al lavoro del volontariato. Anzi, mi ricordo che proprio all'inizio dell'esplosione pandemica si chiedeva agli psicologi di fare interventi, di proporre il proprio aiuto volontariamente.
Io su questo non sono molto d'accordo, non sono stata molto d'accordo, perché insomma lo psicologo ha una professionalità e certo abbiamo tutti messo insomma, a disposizione di tutti la nostra professionalità, però io credo che davvero occorra passare dalla formazione. Una formazione che debba mettere al centro, io ho un po' questa fissa, che è quella dell'educazione all'affettività. Noi non, la maggior parte di noi, lo vedo anche non solo con gli adolescenti, ma nell'incontro anche con gli adulti, quindi con persone che hanno un'identità, insomma dovrebbero avere un'identità strutturata, non siamo abituati a stare in ascolto di quello che ci accade da un punto di vista emotivo. Non abbiamo sviluppato da questo punto di vista una sensibilità. Quindi spesso non riusciamo a dare neanche un nome a quelle che sono le nostre emozioni, non riusciamo a farlo per noi e quindi questo rende anche difficile riuscire ad intercettare un dolore, una sofferenza che magari è un altro che sta accanto a noi a vivere. Quindi io credo che nei luoghi di aggregazione, come possono essere le associazioni di volontariato, nei luoghi di formazione come la scuola, occorra davvero fare questo tipo di intervento, di sensibilizzazione, mettendo al centro la persona, ma anche il mondo emotivo della persona. No? Come, non ricordo più chi diceva questa cosa, ci siamo abituati a prenderci cura con fatica di tutta la questione appunto del benessere fisico, ma ancora ad oggi il benessere psichico e psicologico viene lasciato assolutamente in secondo piano, e partendo da una concezione di essere umano che non può essere dualistica, non siamo anima e corpo, siamo un tutt'uno, siamo sempre oltre noi, siamo sempre in relazione con l'altro, ma del nostro benessere fisico fa parte il benessere psichico e viceversa, e quindi io credo che occorra davvero passare da questo, occorra formare per sensibilizzare e per sviluppare quelle competenze che ognuno di noi dovrebbe avere ma che purtroppo non abbiamo, che è proprio l'ascolto di quelli che sono i nostri vissuti emotivi, perché solo così riusciamo a creare delle relazioni che siano relazioni autentiche e che ci permettano anche di intercettare la sofferenza, perché non sempre le persone che soffrono, come giustamente diceva Christian, riescono a chiedere aiuto. Ecco, quindi se tutti noi sviluppiamo questa sensibilità, forse diventa anche più, insomma, facile e possibile dare questo aiuto, ecco. Grazie. Allora, grazie. In realtà penso che la prima cosa da fare sia evitare la delega. Cioè, nel senso che adesso tu mi hai chiesto cosa può fare un'amministrazione. Io la prima domanda che farei è cosa possiamo fare tutti noi, tutti, nel senso che in qualche modo se iniziamo a riconoscere che il tema è respingente, che il tema in qualche modo ci fa male, ma che dall'altra parte c'è qualcuno che sta peggio, e che possiamo essere parte attrice, attori nel miglioramento dello stato di equilibrio mentale di una persona, ecco, forse lì cambia qualcosa anche all'interno di ognuno di noi. E quando ognuno di noi è pronto a fare dei passi in questo senso, probabilmente cerca anche modo di svilupparlo, che non vuol dire vado a cercarmi una persona che sta male, passo il mio tempo così. Vuol dire che magari inizio a fare volontariato, per esempio. O che magari se so che una persona non sta bene non mi giro dall'altra parte. Vabbè, domani starà meglio, ci parlo. Ecco, magari vado a vedere se questa persona non sta bene. Allora a quel punto, quando tutta la società, quando tutta questa sinapsi sociale è pronta in qualche modo a reggere il peso di questa grande sofferenza collettiva, se siamo elementi collettivi vuol dire che in ognuno di noi esiste già la sofferenza di un altro. Quindi se siamo predisposti a prenderci cura di questa sofferenza collettiva, allora è possibile in quel momento sensibilizzare anche le amministrazioni, che non devono neanche per forza mettere un sacco di soldi per fare questi progetti, nel senso che ci sono delle realtà, ce n'è una in Italia che veramente conosco bene e riesce molto bene, che è Treviso. A Treviso c'è un tavolo provinciale per la prevenzione del suicidio, al suo interno c'è l'amministrazione, la provincia di Treviso che patrocina tutto, c'è una linea amica, quindi un numero verde provinciale che poi risponde anche a tutta la nazione. Quando è successo che in Sicilia è stato male qualcuno e ha cercato un numero verde di prevenzione del suicidio, hanno chiamato Treviso e Treviso ha risposto. E poi c'è lo psicologo di quartiere, un altro progetto ben riuscito, e tanti altri progetti che lì stanno andando bene,
Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la vicinanza di un'amministrazione a dei progetti, devono esserci progetti chiaramente, sviluppati alla cittadinanza, è già tanto. Poi dove può l'amministrazione mettere dei fondi, creare degli spazi, creare dei momenti di confronto? Le associazioni di automutuo aiuto dei survivor, quindi dei genitori di vittime di suicidio, sono molto importanti. In quel momento tu ti trovi una persona che ha vissuto prima di te quello che stai passando. E allora anche il piangere insieme, il trovarsi insieme, è il farsi le stesse domande, è il riconoscersi nelle domande dell'altro che aiuta a trovare un percorso comune e condiviso. Quindi con queste cose, con questa è attenzione però, è sufficiente l'attenzione. Con questa attenzione si possono fare dei grossi passi avanti. Grazie. Ma a scuola si perde un sacco di tempo. Cioè si passano un sacco di pomeriggi pazzeschi a parlare di cretinate assurde, tipo la valutazione. Quando hai parlato mezz'ora della valutazione, sono 30 anni che hai in mano i compiti in classe, vuoi non essere capace di valutare un compito in classe, ma impara a valutare il sintomo di disagio di un adolescente, porca miseria. Poi ce li dai 6,5 invece di 7, non cambia niente, proprio niente. Quindi ecco, a scuola va molto razionalizzato il tempo proprio. Beh, prima di tutto è un discorso di formazione sicuramente. Noi delle vecchie generazioni siamo sicuramente entrati a scuola col nostro bagaglio personale, cioè ho insegnato lettere tutta la vita, non ho mai fatto un esame che avesse la minima attinenza con la psicologia, la pedagogia, l'educazione, eccetera, per cui sapevo la letteratura, la storia, le ho insegnate. Poi ecco, per mia fortuna io ero molto appassionata a queste cose, per cui me le sono fatte da sola. Venivo comunque appunto anch'io dalla storia dell'oratorio, della comunità di base, poi dei collettivi studenteschi, poi del collettivo femminista, quindi ero abituata veramente a socializzare tantissimo, quindi mi sono fatta una serie di strumenti miei, ma non tutti hanno fatto lo stesso percorso, no? Non tutti gli insegnanti. Quindi io credo che la prima cosa sia proprio già dall'università pensare, se si vuole fare gli insegnanti o comunque se si considera questa possibilità, è che avere l'opportunità di fare una parte di percorso psicopedagogico del tutto indipendentemente dal fatto che si insegni lettere o chimica, non importa, cioè non dipende dalla materia, ripeto, è proprio un discorso di educazione, ecco. E poi anche quando si è insegnanti, ecco, invece di perdere un sacco di tempo in corsi dispersivi che servono solo a pagare chi li tiene, ecco, fare dei corsi invece che aiutino, ma anche con lavori di gruppo. Io credo più che nelle lezioni frontali, credo molto nel lavoro di gruppo guidato da persone esperte, competenti, ecco, che formino proprio, ma qua, soprattutto ecco, per l'insegnante secondo me, ma anche per il genitore, è importante l'attenzione, ecco, lo sviluppo dell'attenzione, perché poi la cura, tra virgolette, non compete all'insegnante naturalmente, anzi sono molto contraria al fatto che gli insegnanti si arroghino ruoli che non sono i loro, no? L'insegnante deve essere molto capace di cogliere i sintomi, ma questo vale anche per i genitori, e di indirizzare il ragazzo in difficoltà a chi è veramente formato, però è una figura di filtro estremamente importante, ma proprio tantissimo. Ecco, volevo fare un esempio, parlando anche di situazioni e istituzioni locali. Parlo di Voghera, però penso che sia una realtà anche più ampia. Parlo del centro antiviolenza, per esempio. A Voghera esiste appunto un'associazione, Chiara, nata come volontariato, e un centro antiviolenza. Ecco, ci sono voluti degli anni naturalmente, però funziona, cioè c'è un personale formato, cioè si è partiti con il volontariato, che poi uno dice vabbè, ma se uno lavora giustamente, sacrosantamente, deve essere pagato, no? Io faccio volontariato, ma preferisco cucinare che insegnare, perché insegnare è il mio lavoro, cioè quello, se lo faccio, cioè vorrei, cioè è giusto, almeno era giusto che io venissi pagata per farlo. Se faccio volontariato lo faccio in un ambito diverso da quello della mia professione, no? Ecco, quindi sono partite con il volontariato, quindi ci sono avvocatesse, ci sono medici, psicologi e tutta una serie di avvocati, appunto gli avvocati sono fondamentali chiaramente nei casi di violenza, perché è ovvio. Quindi partiti come volontariato, poi però sono nati progetti, hanno avuto accesso a bandi, li hanno vinti e hanno pagato il personale, no? Quindi voglio dire, c'è anche una modalità intermedia, no? Che non è puramente il finanziamento pubblico da parte diretta dell'ente locale e non è il puro volontariato, che va bene magari per iniziare, ma non può essere sempre così, perché le persone devono mangiare, cioè quindi chi va lì e dedica il proprio tempo poi deve fare la spesa, ecco, no? Non è che poi va a mangiare alla mensa dei frati, ecco. Quindi le persone che lavorano vanno pagate.
state, però appunto ci sono tanti fondi di finanziamento, cioè con dei progetti intelligenti, mirati e funzionali si può sia formare il personale sia pagarlo, magari non tantissimo, ma pagarlo in modo dignitoso, ecco. Quindi voglio dire, questo è un esempio, no, che abbiamo anche sotto gli occhi qui a Voghera, che secondo me funziona bene e si potrebbe dare vita ad altre esperienze di questo genere, anche proprio ad esempio nella prevenzione del disagio adolescenziale oppure nella formazione delle famiglie, non lo so, ecco, diciamo che è un taglio che a me piace, che credo sia praticabile se c'è una volontà seria, no? Deve esserci naturalmente una volontà seria da parte anche di chi è direttamente coinvolto, no? Perché se senti direttamente il problema, se lo senti sulla tua pelle, credo che sia molto più efficace l'azione che puoi svolgere, ecco, sia come educatore, come genitore, come insegnante, ecco. Questa è un po' l'idea che mi è venuta confrontando appunto sempre le esperienze con quelle soprattutto di altre donne. Io altre domande le avrei, però chiedo a voi qualsiasi intervento, non bisogna vergognarsi, se siamo qui è perché volevamo ascoltare il vissuto e il racconto di Christian, l'esperienza dei professionisti che lavorano sia con i giovani che con le persone in difficoltà, quindi so che è un tema difficile, non è facile, però ci sono anche, se volete intervenire, alzate la mano e non abbiate timore, ecco. Se invece non ci sono interventi, ecco, là in fondo. Le chiedo se può gentilmente avvicinarsi e le cedo il microfono. Dobbiamo mettere questo lì giù, così. No, gli do il gelato io, poi... Ecco. Si vuole mettere lì? Metto qua? Grazie, sì. Mi presento un attimino, io ho lavorato 40 anni nel campo delle tossicodipendenze, per cui un minimo di esperienza ce l'ho, sia per quello che riguarda l'aspetto clinico, perché i primi anni li ho passati facendo clinica, poi ho avuto la fortuna di diventare direttore del Dipartimento Dipendenze, conosco la comunità e conosco tutte le comunità che ci sono sul nostro territorio e sono passato, diciamo, dall'altra parte del tavolo, mi sono occupato di prevenzione, di disagio, di progetti, no? E ho sviluppato una mia esperienza nel campo, che poi non è soltanto mia personale, ma voglio dire condiviso un po' leggendo anche in letteratura e tutto. Parto da quanto si diceva prima, la sinapsi. Ah, io sono anche medico, per cui qualcosa in materia anche so. La sinapsi è vero, è uno spazio fra due neuroni, però in mezzo ci sono i mediatori, no? I mediatori chimici. Non è che un neurone parla all'altro, no, ha bisogno di un mediatore che esce da una parte e va dall'altra, no? Ora, qual è questo mediatore che dà luogo poi a tutte le cose che avete detto voi, insomma, il disagio, la fragilità? È la personalità, no? Quello che caratterizza una persona è la sua personalità. Allora, prevenire, che poi è l'oggetto anche, mi sembra, del libro, no? La prevenzione. Qui non si tratta di curare chi ha già la patologia, o vive già in una situazione di fragilità, di disagio, che poi dopo arriva anche a, diciamo, a portare l'individuo a questo gesto estremo. La prevenzione vuol dire fare un intervento sulla popolazione in modo tale che non si arrivi a quella situazione di disagio e di fragilità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire rafforzare la personalità dell'individuo. Se l'individuo ha bisogno di trovare fuori di sé la sua personalità, vuol dire che non ce l'ha dentro. Se l'individuo ha bisogno di avere
delle situazioni di rafforzo fuori, di trovarla fuori, vuol dire che non ha le risorse interne per affrontare le difficoltà della vita. Esiste una tecnica, che io parlavo di progetti prima, che io avevo sponsorizzato fortemente negli anni in cui ho svolto la mia attività, che lavorava proprio su questo, si chiama Life Skill. È una tecnica americana, validata internazionalmente, che si applica nelle scuole, non sui ragazzi, ma con gli insegnanti, per formare gli insegnanti in modo tale che non serve individuare il disagio, serve prevenirlo, serve anche individuarlo, sì, chiaramente, ma serve soprattutto prevenirlo. Serve per insegnare agli insegnanti, scusatemi il termine, no? A elaborare quelle tecniche che favoriscono la crescita, il rafforzamento della personalità nel ragazzo, in modo tale che il ragazzo trovi dentro di sé le risorse per superare le difficoltà della vita, l'angoscia, la paura, la capacità di risolvere i problemi, no? La capacità di affrontare il confronto, la competizione, che in questa società è estrema, no? Se uno non arriva a un posto di prestigio è un fallito, no? A scuola, quando andavo a scuola io, facevo i compiti in classe, quando mi consegnavano il risultato del compito in classe, andavo a casa e la prima cosa che mio papà e mia mamma mi chiedevano: cosa ha preso il tuo compagno di scuola? Non cosa ho preso io, cosa ha preso lui, no? Perché dovevo essere più bravo di lui? Allora, questa competizione, se non gestita, se non c'è la capacità di gestirla, porta dei danni notevoli, estremi. La capacità di gestire la paura, l'angoscia, no? Il rapporto con l'altro sesso quando si arriva all'età adolescenziale, no? Sono tutti momenti che, se non risolti, se non affrontati con la personalità giusta, portano a situazioni di disagio, di fragilità, da cui poi scaturisce tutto il resto. Allora, qual è il compito dell'istituzione, del comune, come si diceva prima, della scuola? È quello di aiutare i genitori a crescere i figli, perché non si nasce genitori. Nessuno ci ha insegnato ad essere genitori. Questa è una frase fatta che vuol dire, è talmente banale, che però è tanto banale quanto vera, no? Però bisogna aiutare i genitori fin dalla nascita del ragazzo. Anche questo era un progetto che noi avevamo come ASL all'epoca, perché c'era l'ASL, non c'era la TS, no? Avevamo sponsorizzato coi comuni, avevo parlato con parecchi comuni, no? Perché non creare dei corsi di formazione per le neomamme e i neopapà, in modo da aiutarli a crescere i figli? Perché la personalità si sviluppa nei primi mesi di vita, qualcuno dice anche nella pancia della mamma, no? Vabbè, allora perché non aiutare, non creare dei corsi di formazione, di aiuto alla genitorialità? Questo lo può fare il comune, lo può fare l'ente locale, no? Perché non aiutare gli insegnanti, non a individuare solamente, no, il disagio, per poi inviarli allo psicologo, che è pure una figura necessaria, ma perché non aiutare gli insegnanti a promuovere lo sviluppo e il rafforzamento della personalità degli alunni attraverso queste tecniche che la TS può fare, no? La Regione Lombardia, io non ho tante critiche da fare alla Regione Lombardia, ma una cosa su cui mi ero trovato d'accordo era proprio questo, e in effetti poi tutto è scemato in nulla, guarda caso, no? No? Perché la Regione Lombardia, così come ha fatto in passato, non concentra la propria attenzione rispetto alla prevenzione proprio su questo capitolo, su questo aspetto, cioè portare la tecnica delle life skill come momento, diciamo, normale in tutte le scuole della Lombardia, perché la prevenzione la si fa su un terreno ampio,
non a campione, la prevenzione primaria soprattutto, quella universale, che è quella che fa riferimento a queste cose, la dobbiamo fare a tappeto e ripetuta nel tempo, perché le generazioni cambiano. No? Allora io posso fare un intervento, un progetto su i ragazzi nati nell'83, che è la nascita di mia figlia, per dire, non a caso, ma poi però se non lo faccio per gli 84, gli 85 non serve nulla, no? Ecco, allora una cosa di questo tipo, cioè una visione più ampia del problema, secondo me è fondamentale, se no ricadiamo ancora nel problema, nel difetto, che di affrontare soltanto l'aspetto clinico, quando la patologia è già sviluppata, quando bisogna correre ai ripari, quando bisogna aiutare le persone che si trovano già in una difficoltà estrema. Ma facciamo qualcosa in modo tale che queste persone non arrivino a quel livello, con queste tecniche, cioè partendo veramente dal presupposto che la prima prevenzione è far sì che all'interno della persona ci siano le risorse per affrontare questi problemi. La prevenzione è questa. È questa. Sì, sì. Vuoi rispondere? Vuoi aspettare se ci sono degli altri interventi? Sì, è molto, molto. Dico solo una cosa, ha citato l'essere genitori. Io quando mio figlio ha 3 anni e mezzo, ho avuto questa sensazione. Nel momento in cui siamo usciti dall'ospedale mi aspettavo chissà quale organizzazione, no? Ho detto, vabbè, pediatra ci dirà così, poi dovete andare di lì. Praticamente eravamo soli. Cioè, e a risolvere eventualmente le questioni dell'educazione, della crescita, della capacità di essere papà, no? O mamma, erano le esperienze dei nonni, no? Come diceva prima nell'intervento, da un anno all'altro ormai le generazioni, i ragazzi sono diversi, quindi era mia madre che diceva ho cresciuto 3 figli. Ecco, questo io l'ho sentito molto forte come papà, questo abbandono. Ho dovuto riequilibrare, ricalibrare il mio rapporto con mia moglie, con la famiglia nel momento in cui è nato un figlio, no? E poi, in fin dei conti, la paura che tuo figlio stia male per tanti motivi, ma anche per quel motivo, per i motivi di cui ha parlato prima: individualismo, materialismo, solitudine, competizione a scuola. Ecco, questi sono i temi che un po' preoccupano me come papà. Allora, intanto ti ringrazio anche per questa cosa, per questa risposta. No, secondo me hai fatto bene a parlare specialmente di esperienza personale, no, del diventare genitori. Volevo ringraziare anche il direttore. Le volevo rispondere su alcune cose, nel senso che ho capito bene il senso dell'intervento. Lei ovviamente perdonerà la semplificazione sulla sinapsi. Tuttavia, ecco, quello di cui parla lei sono le differenze individuali. Cioè che ci siano persone che stanno male perdendo le stesse cose di altre persone, ma che non arrivino al suicidio, è vero. La questione è come possiamo arrivare a tutti se qualcuno sceglie di farlo e altri no. Cioè quelli che decidono di farlo perché non chiedono aiuto? Noi in un certo senso dobbiamo mettergli a disposizione le strutture a cui andare a chiedere aiuto. Poi possono anche ricevere l'aiuto di una terapia del miglioramento del proprio stato di equilibrio mentale, di un miglioramento di alcuni tratti di personalità che li rendono particolarmente fragili, ma questa è tutta una questione che è citata nel libro chiaramente in quello che riguarda il singolo individuo. Però il libro è stato fatto per mettere, diciamo, a nudo dei problemi che hanno a che fare con l'intera società. E quando noi parliamo di tempo, noi abbiamo parlato di tempo, ecco, non abbiamo citato Heidegger, avremmo potuto farlo, ecco, però quando parliamo dell'essere umano che è fatto del proprio tempo umano, noi dobbiamo anche dirci che la società di oggi non è la stessa di prima, non è la stessa di una volta. Prima ne ha parlato anche Attilia, Lancini stesso lo cita, però una volta sicuramente c'era un po' più di tempo da dedicare alla famiglia e forse l'essere genitore era qualcosa su cui le persone puntavano la propria professionalità più di quanto non facciano adesso.
perché adesso per essere una persona di successo, dicevamo prima, devi avere il lavoro migliore possibile, la carica più alta possibile, dedicare più tempo possibile, essere presente il più possibile, e il tempo per sé e per la propria famiglia non è quello che ci si rimette di più? Secondo me sì, secondo le ricerche chiaramente ho consultato. Quindi chiaramente se vogliamo fare un intervento su larga scala, io sono d'accordo, non vorrei che mi prendesse, ma sono d'accordo sul fatto di interagire sui tratti di personalità fragili, però bisogna cercare di esserci in larga scala. Esserci in larga scala significa mettere in piedi degli strumenti che siano disponibili a tutti. Non andare a cercare la persona che ha dei tratti di fragilità, magari questa persona ha dei tratti di fragilità, non li mostra. E potrei fare tanti esempi di persone che non avevano apparenti fragilità e che poi sono arrivate a togliersi la vita. Quindi apprezzando il suo intervento, essendo sicuro che ha sicuramente una grande efficacia sui tratti di personalità individuali, insisto sul fatto che le ricerche, ecco, poi chi avrà la bontà di leggere il libro nel mio capitolo le cito, la ricerca scientifica internazionale va in un'altra direzione, che è quello di avere degli strumenti collettivi per limitare i fenomeni suicidari, e dove questi strumenti vengono messi a disposizione i casi di suicidio diminuiscono. Quindi io in questo caso parlo proprio di un dato empirico, cioè questo è qualcosa che si è già osservato. Allora, se non ci sono più interventi, a questo punto Christian, se vuoi salutare, se vuoi completare, e se Chiara e Attilia non hanno nulla da aggiungere, io lascerei una tua conclusione alla serata. Non mi hai risposto che cosa ti aspetti dai tuoi colleghi parlamentari, però anzi aggiungo anche una cosa: sul tavolo provinciale di Treviso buttala lì, perché tra un mese questa provincia va alle elezioni, perché non metterlo all'interno di uno dei due programmi dei futuri schieramenti? Cioè, ragioniamolo, se me lo permetti e mi dai poi i riferimenti, io mi farò portavoce verso chi si candida a valutare questa opzione, questa proposta, questo modo di lavorare. A te la conclusione, grazie Cristina. Ah, grazie a te. Allora, innanzitutto è una buona idea quello di chiedere di incentivare. Tieni conto che a Treviso è nato tutto dalle associazioni, quindi sicuramente c'è da... Sì, esattamente. Quindi a me piacerebbe molto vedere, magari che Voghera non sarà capofila, ma magari sarà una delle prime realtà in cui esistono delle associazioni che si mettono insieme per intervenire sul dramma dei suicidi, quindi per intervenire in prevenzione. No, io attualmente no, non sono mai neanche stato contattato, può essere un problema che ha a che fare con me, però in generale diciamo che le realtà sul territorio nazionale le conosco, perché quando ho scritto la proposta di legge sono stato inondato di... Io non ne ho notizia, quindi se ci sono non si sono messi in contatto con me, io non le ho trovate. Per quanto riguarda la politica nazionale, io ho un bel segnale da portare, nel senso che, dovete sapere questo: per portare avanti una proposta di legge adesso probabilmente non ci sono più i tempi, cioè si potrebbe fare, è sempre una questione di volontà politica, però adesso i tempi cominciano a venire meno. Allora io cosa ho fatto? Per non lasciare l'alibi dei tempi, ormai siamo troppo avanti, c'è stata la pandemia, è difficile, si può fare ma è difficile, allora ho depositato una mozione, quella per cui prima ho invitato la collega Elena Lucchini a valutarla, e se vuole a firmarla, perché la mozione è molto più rapida. Quindi ho cercato chiaramente di renderla molto vincolante, quindi il fatto di chiedere alcune cose specifiche significa devi metterci soldi, quando fai una proposta di legge è molto diverso, cioè tu prevedi la copertura, con la mozione no, però con la mozione puoi prevedere che siano coperti alcuni costi, e di che cosa poi rende le strutture della Ragioneria Generale dello Stato e tutti l'Ufficio Parlamentare di Bilancio di creare il bilancio che serve per coprire la misura. Quindi questa è una cosa possibile. Devo dire che io ho avuto forte risposta dalle forze politiche, nel senso che nomi illustri mi hanno firmato la mozione, adesso penso anche dei capigruppo, penso a Fornaro di LeU, è un capogruppo che ha firmato la mozione, Del Rio, lì a Quartapelle, ci sono insomma tante personalità che hanno firmato. Ho chiesto anche ad alcuni colleghi, con alcuni colleghi di altri schieramenti che però hanno delle strutture un po' più verticali,
verticistiche, quindi per firmare una cosa che riguarda gli affari sociali devono passare da referente agli affari sociali, purtroppo si allunga un po' la procedura e quindi magari non me l'hanno firmata, ecco. Però l'attenzione al tema, la voglia di intervenire c'è. Adesso vorrei un atto concreto da parte delle forze politiche. Qui in sala, tra l'altro, ci sono anche esponenti politici di tante forze politiche, ecco, vedo Taverna, vedo anche il presidente del Consiglio Comunale Salerno, quindi di tante forze politiche che possono intervenire. Quindi se avete voglia di farvi portavoce all'interno dei vostri partiti, questi sono provvedimenti che servono in generale al Paese, quindi io non ho intenzione di metterci particolari cappelli o firme, però potete farlo voi, possono farlo le vostre forze politiche. Io sono a disposizione per avere il supporto di tutti, l'importante è cercare di arrivare al risultato, che è la cosa che mi interessa di più. Ok. Grazie a tutti. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, ricorda di mettere un mi piace. Per non perdere tutti i nuovi video di Jab Media TV, iscriviti al canale ed attiva la campanella.